Bentornati nel nostro corso di meccanica di base. Oggi vi mostrerò come montare un freno meccanico Logan, pasticca rettangolare, regolazione interna della pasticca, portiamola a zero, svitandola completamente in modo da avere la massima larghezza quando andiamo a inserirla. Proviamo se la pinza funzioni, nel nostro caso. Funziona bene e passiamo a montarla. Lasciamo le due viti di regolazioni lente in modo che la pinza possa giocare e andiamo ad avvitarla vicino al telaio. Stringiamo per bene. Ok, la pinza è lenta, ci servirà dopo per la regolazione. Infiliamo il filo. Tiriamo, stendiamo. Fare i capricci. Stringiamo il filo dopo averlo inserito. Proviamo il freno. La corsa è troppo lunga. La regolazione, possiamo partire da quella interna. Andiamo ad avvitare un quarto di giro per volta. È ancora lenta, diamo un altro quarto, comincia ad andare meglio. L'ultimo. Va meglio. Va già quasi bene. Cosa facciamo? La regolazione della pinza bisogna tenere la leva del freno stringere i due perni della pinza. Lasciamo il freno, lo riproviamo e giriamo. Tocca la parte interna della pinza. Mi fermo, allento un quarto. Il disco non tocca più. Ora andiamo a tirare un po' la pinza per stringerla perché è un po' lenta. Un altro po'. Ci siamo. E la pinza è regolata. Se avete necessità di togliere la ruota e rimetterla, ricordate sempre che le regolazioni da fare sono: allento il primo, allento il secondo perno, schiaccio il freno e stringo. Faccio girare, se dovesse toccare, vado a guardare dove tocca e regolo di conseguenza. Ciao, alla prossima!